Ora chiamo l'oggetto 27, interrogazione sull'ospedale di Pantalla, Media Valle del Tevere, riattivazione dei servizi precedentemente operativi, intendimenti della Giunta regionale. Interroga il consigliere Porzi, prego. Grazie Vicepresidente, ringrazio anche l'assessore Morroni che risponderà al posto del collega Coletto. Torniamo a parlare di una realtà sulla quale ci siamo già misurati nel corso delle nostre attività in quest'Aula, facendolo dopo essere stati investiti anche da parte della popolazione di tutte le preoccupazioni che riguardano il futuro di questa struttura. Salterei tutte le premesse che sono note a ciascuno di noi e mi limiterei a ricordare come questa struttura rientra un po' negli ospedali Covid soltanto dopo una prima valutazione, dopo una prima, diciamo così, individuazione degli ospedali che erano quelli di Città di Castello, di Gualdo Tadino, di Gubbio, che poi hanno visto quindi l'esclusione di Branca e hanno visto inserire l'ospedale di Pantalla insieme a quello di Città di Castello e di Foligno. Avevamo assistito quindi allo svuotamento di questo ospedale, chiudendo tutte le attività sanitarie ordinarie, si è chiuso il punto nascita, si è smantellata l'equipe ostetrico-ginecologica, si è chiusa la chirurgia, si è svuotata un po' tutte le sale operatorie e si sono trasferite anche le apparecchiature a Branca, quindi chiudendo la riabilitazione, il centro dialisi e tutti i servizi come TAC, RM, il laboratorio di analisi e di pronto soccorso. Il tutto logicamente nello sconcerto di una popolazione che non sapevano quale istituzioni poter far ricorso. In prima istanza penso al pronto soccorso, un'area di 60.000 persone che non avevano ben chiaro quale diventava il pronto soccorso di riferimento e dove venivano soprattutto dirottati tutti quei pazienti legati alle terapie del diabete, i dializzati. Ad oggi i pazienti, l'interrogazione risale a un mese fa, quindi i dati sono relativi a quando l'atto è stato preparato, i pazienti ricoverati risultano essere qualche decina in un intero ospedale, che ne può ospitare addirittura 150. E questo, come ben possiamo immaginare, ha bloccato completamente tutte le prestazioni sanitarie non direttamente riconducibili all'emergenza Covid. E quindi con questa brevissima premessa, se dovesse persistere l'inutilizzo sia per carenza di personale e di formazione di quegli strumenti acquistati per area Covid e se questi sono ancora disponibili o se sono stati spostati, è uno dei quesiti che rivolgo a questa giunta. Come pure chiedo quale sia la programmazione adottata affinché l'ospedale di Pantalla possa tornare ad essere fruibile anche per le attività, ordinarie, considerato questo vulnus dei cittadini della media Valle del Tevere che sono privi di servizi sanitari di prossimità. E in ultimo, qual è la volontà della Giunta, compatibilmente alla gestione dell'emergenza sanitaria, di potenziare e di far tornare questo ospedale all'erogazione delle prestazioni sanitarie che prima riusciva a fruire e soprattutto quali sono gli intendimenti rispetto al potenziamento di questa struttura. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Grazie vicepresidente, consigliere Porzi. Parto dal fondo, la riprogrammazione delle attività di ricovero attualmente sospese presso l'ospedale di Pantalla è naturalmente in funzione dell'andamento epidemico in atto. Ad oggi risultano aperte tutte le seguenti attività ordinarie: gastroenterologia ed endoscopia digestiva, diagnostica endoscopica e trattamenti operativi correlati, ostetricia e ginecologia, diagnostica per immagini, diagnostica di laboratorio, nefrologia e dialisi, cardiologia ambulatoriale, day service oncologico, poliambulatorio specialistico multidisciplinare, unità raccolta sangue e medicina trasfusionale, punto vaccinale ospedaliero. In particolare preme evidenziare quanto segue: i posti letto Covid operativi
sono 53 di medicina e 10 di subintensiva, per un totale quindi di 63 posti letto e con un tasso di occupazione superiore al 95%. I pazienti che si rivolgono al 118 vengono trasportati prevalentemente presso l'ospedale di Perugia o altri ospedali in base alla tipologia e gravità della patologia e disponibilità di posti letto. I pazienti dializzati, circa 50 del comprensorio Media Valle del Tevere, sono presi in carico dal servizio di dialisi riaperto dopo la prima ondata epidemica. Infine, con riguardo alle apparecchiature e le strumentazioni acquistate per area Covid-19 destinate all'ospedale di Pantalla, esse sono attualmente utilizzate presso tale presidio e non sono state dirottate verso altre strutture. Grazie. Grazie Vicepresidente, prego consigliere per la replica. La ringrazio Assessore, Vicepresidente, per questa puntuale e dettagliata risposta che potrà dare anche qualche rassicurazione agli abitanti della zona rispetto ai dati che ci ha fornito e magari aspettiamo di interloquire anche con l'Assessore Coletto rispetto a quelle che saranno le prospettive anche in relazione alle linee guida che sono cominciate a circolare rispetto al nuovo piano sanitario e di cui mi auguro avremo modo di parlare nelle commissioni competenti per poter, diciamo così, portare il nostro contributo all'elaborazione di un piano che speriamo sia il più rispondente possibile ai bisogni della nostra comunità e che tenga conto di tutte le variabili che questa situazione pandemica e questa situazione emergenziale che stiamo vivendo ormai da un anno, ecco, ci ha insegnato e ci ha consegnato come in termini di necessità e di situazioni da dover risolvere magari diversamente rispetto a come eravamo abituati a gestire la sanità. Grazie e buon lavoro. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 28. Tempistiche di invio delle dosi vaccinali aggiuntive garantite dal Ministero della Salute e attivazione della vaccinazione di massa per arginare il diffondersi delle varianti di SARS-CoV-2. Interroganti consiglieri Pace e Squarta. Prego consigliere Pace. Grazie Presidente. Allora questa interrogazione nasce appunto per conoscere quali siano le tempistiche di invio delle dosi vaccinali aggiuntive garantite dal Ministero della Salute e l'attivazione della vaccinazione di massa per arginare il diffondersi delle varianti di SARS-CoV-2. Considerato che in Umbria le varianti collegate alle mutazioni cosiddette inglese e brasiliana di SARS-CoV-2 stanno mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario e sociale, verificato che il lavoro svolto in Umbria nell'individuazione tempestiva delle varianti del virus e l'applicazione repentina di misure restrittive necessarie hanno permesso in parte di impedire il moltiplicarsi dei contagi anche nelle regioni più vicine alla nostra, valutato che a fronte di questo la Regione Umbria ha richiesto nell'immediatezza ristori urgenti e misure a sostegno per le famiglie e le imprese che soffrono più di altre a causa delle misure assunte per la protezione. Preso atto che la grave situazione in cui si trova la nostra regione ha indotto il ministro Speranza a recarsi personalmente in Umbria, era il 16 febbraio, il quale ha promesso pieno sostegno sia all'invio di un cospicuo quantitativo di vaccini pari ad almeno 50.000 dosi, in aggiunta a quelle previste, sia alla possibilità di appositi ristori per le attività umbre messe in ginocchio dal lockdown da zona rossa. Considerate poi le dichiarazioni recenti di Ranieri Guerra, dal quale si evince che solo attraverso la somministrazione di massa dei vaccini sarà possibile fermare la terza ondata e soprattutto sarà necessaria in via prioritaria nelle zone dove si denota la maggiore aggressività del virus dovuta alle varianti. Valutato poi che nelle aree a bassa densità abitativa come la nostra, questo piano di vaccinazione di massa potrebbe essere pertanto praticato per arrestare gli effetti del dilagare delle varianti sull'incremento dei contagi, interroghiamo la Giunta regionale per conoscere le tempistiche relative all'arrivo delle 50.000 dosi in più di vaccini previsti per l'Umbria, necessarie per arginare l'aumento esponenziale dei contagi dovuto al diffondersi delle varianti e a quale tipologia e produttore faranno riferimento i vaccini in consegna per permettere una precisa programmazione.
E inoltre, se la Regione non intenda richiedere in sede di conferenza Stato-Regioni un accordo per l'attuazione di una vaccinazione di massa nelle zone colpite maggiormente dalle mutazioni del virus, al fine di arginare un'eventuale terza ondata, come proposto dal direttore vicario dell'OMS Ranieri Guerra. Grazie. Grazie consigliere, prego vicepresidente Morroni. Grazie vicepresidente. Consigliere Pace, la risposta sarà molto, molto laconica, molto essenziale. Intanto ad oggi non ci sono state comunicate date di arrivo con riguardo alla quantità di vaccini e alla partita di vaccini che lei richiamava nella sua interrogazione. Preme comunque far presente che la Presidente Tesei ha sollevato questa istanza nelle sedi dovute, lo stesso ha fatto anche l'assessore Coletto, e tale è anche il contenuto di una nota a firma del direttore regionale, il dottor Dario. Quindi siamo in fiduciosa attesa. Grazie. Grazie vicepresidente, consigliere Pace. Guardi, assessore Morroni, io la ringrazio, così come ringrazio la presidente Tesei e l'assessore Coletto per aver rinnovato la richiesta, ma la fiduciosa attesa francamente un pochino mi preoccupa. Era il 16 febbraio, siamo al 23 marzo, credo che il governo dei migliori debba iniziare a battere un colpo per dimostrare di essere tale. Grazie.